Bella chiesa, Papa Francesco, a un anno, siamo a circa un anno dalla elezione di Papa Francesco, questa straordinaria capacità della Chiesa di rigenerarsi in maniera sorprendente, sorprendendo anche i grandi guru della comunicazione mondiale, quelli che per cosiddetti spindozzi, che guadagnano centinaia di milioni, magari dai grandi manager mondiali, per cambiare in un solo colpo la reputazione, come si può dire in termini tecnici, la reputazione, l'immagine di un'istituzione. Ecco, cosa avviene con Papa Francesco? Che continuità, che fine c'è? Ecco, innanzitutto quel giorno è stato un giorno drammatico. Questo nuovo posto, nuovo segno, porti anche
non solo la sua firma, ma anche il suo segno. Ed è un passaggio così delicato, così difficile, così drammatico, così inedito nella storia della Chiesa, che certo non basta un anno per poterlo valutare nella sua pienezza, ma noi vediamo che giorno dopo giorno è lo stesso Francesco, lo stesso pontificato di Francesco che rende ragione di questa continuità, anche nella diversità, nella estrema diversità di situazioni, di atteggiamenti, di personalità. Sono due persone totalmente diverse. Uno che ha fatto la propria vita a fatto di studio e si è trovato a un certo punto a dover girare per le udienze su una jeep, e lo faceva con grande generosità, ma certo con una dose di impaccio. E l'altro che invece non credo abbia vissuto la vita come quella dell'udienza di ogni mercoledì, sempre su una camionetta, sempre a trovare il contatto con le persone, sempre a scambiare sorrisi, sempre a scambiare cappelli, pacche sulle spalle, sempre a trovare questo contatto così naturale con la folla. Due personaggi, due persone totalmente diverse, ma che straordinariamente seguono un filo comune nella vita della Chiesa. Vogliamo aprire a un commento. Vedo che il signor Cartisani prendeva appunti. Se vi vuole togliere, partecipare, quindi dire magari qualche domanda. Se... Assolutamente, io ho cercato di rispondere alle domande di Nicola, ma per me possono venire domande da voi, nella speranza che questo possa servire a, veramente a fare in modo che questo dialogo sia reale. Yeah.
stavo dicendo che mi ha esaltato. Sì. E intanto grazie a questa evidenza, la gioia che noi preti giovani come tante persone hanno avuto quanto questo argomento è entrato nel comunismo. E se sono venuto questa sera è per dire da amici miei che non dovete stancarvi di ringraziare il Signore per il dono che ci ha fatto del comunismo. E benedetto Papa Francesco che ha detto non si torna indietro, andiamo a vivere assimilandole soprattutto lo spirito. E sì, perché il Consiglio, quando quell'argomento entrò nella sfida, cosa ha fatto? Ci ha riconciliato col mondo, con la storia, con la modernità. Papa Paolo VI parlava di simpatia. Poi il Concilio ha fatto un'altra cosa, il Concilio ci ha dato una visione positiva del progresso. Il progresso è un segno della vittoria messianica, certo. Il progresso va messo al servizio dell'uomo, però il progresso. E io più sono passati gli anni, più ho visto così anche la storia, il mondo, il progresso, cioè le comunicazioni mondiali. E poi ecco, abbiamo avuto uno strumento per realizzare meglio la nostra missione di perdere il cielo di cielo. Quando diciamo nel cielo, diciamo però valore della persona, della giustizia, l'unità dei popoli, diciamo anche la pace. Ecco perché ho avuto una passione per i mezzi di comunicazione. E dovunque se non arrivava qualcosa per provare. Anche a Sapri, quando ero Paolo, c'era il giornale parrocchiale. A Rossano c'era il giornale diocesano. A Catanzaro ho promosso anche un altro periodico diocesano. Non mi è uscita la televisione, ma ho tentato. Però la Calabria è stata la prima regione che ha messo su giornale elettronico della conferenza culturale. Qui siamo arrivati per dire, vi posso confidare che una volta dicevo ai preti, se non sai guidare la macchina non ti faccio prete. Adesso dico, se non sai essere bravo anche in internet, non ti odio prete, perché sei fuori della storia, d'accordo? Anche perché cosa ho detto, se tu dici della comunicazione io non posso sentire le attese del coscio del mondo. Ecco perché allora il mio pensiero manca un grande pastore protestante, Bardi, il quale diceva a noi pastori che bisogna fare l'omelia tenendo in una mano la Bibbia, una mano il quotidiano, i mezzi di comunicazione, perché è il Vangelo che può aiutarci a scoprire gli autentici valori nel complesso, nel tirare pure le scelte umane. Cosa devo dire di più? Volevo dire, sì, scrivono qualche appunto, e dicevo, attenzione, che i mezzi di comunicazione non sono solo strumenti per comunicare un messaggio. Qui vedo che ci sono degli esperti, giornalisti, lo dico un po' concreto. Non sono solo uno strumento, no? I media sono esistenza del messaggio. C'è una cultura nuova, e se c'è una cultura nuova, allora mi pare che due sono le conseguenze: conoscere di più questi metodi, conoscere ecco, la cultura, e non basta anche preparare operatori della comunicazione che siano degni di questa missione. Perciò il dottor ha parlato anche di responsabilità, di rapporto con la verità. Ma volevo dire un'ultima cosa, che questa non basta conoscere le persone che preparare, sapersi servire di questi strumenti, e servirsi di questi strumenti significa educare tutti. Questo deve cominciare in famiglia, nella scuola, all'uso degli strumenti della professione, educare al senso critico, perché c'è il rischio che possiamo diventare così omologati. Parlare di livello di mezzi di comunicazione che possono creare in comunità. Ecco, educare al senso critico, cioè a discernere nei mezzi gli autentici valori umani e cristiani, meglio più di quello che volevo dire. Vorrei solo dire che alla luce di quanto scritto
modello ti appella subito, no? E quella luce di Papa ci ha detto, c'è scritto, io devo solo concludere dicendo che sono una risorsa, facciamo un tesoro per portare il nostro contributo a costruire una chiesa, come dice Papa Francesco, che porte aperte, una chiesa che è entusiasta perché è convinta che dato Gesù Cristo al mondo, il posto dà al mondo la possibilità di essere più solidale, più fraterno, più bene. Grazie. E stiamo facendo partire un giornalino,
ho detto prepara qualche domanda da fare questa sera, in modo che il primo numero esce con un'intervista. Bene. Metta per te.
Mi permettetemi di dire che sono qui certo per la fondazione, no? No, non per il processo, poi per la fondazione e per il processo delle produzioni locali, che mi ha rivolto questo invito, mi sono dato il tempo. Io la ringrazio, eccellenza. Va bene, io quindi voglio salutare.
fare.